Allora, passiamo al prossimo intervento, prossimo ospite qui a nonellaradio.it, a Terza Pagina Magazine, e diamo il benvenuto a Napo. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Buonasera a te, ciao. Benvenuto qui con il nuovo brano, come possiamo dire, il brano dell'estate, la nuova hit estiva, Movida? Beh sì, nuova hit è un parolone, speriamo. Eh beh, perché no, chissà. Come si dice, travolgente successo, perché comunque io ho ascoltato la clip, ho visto il video, ho ascoltato il brano e vi faccio i miei complimenti, veramente. Grazie mille. Prego Nicolò. Beh, è un piacere avere qui Luca, perché ho il piacere di conoscerlo e mi fa piacere vederlo così pieno di energia. Già durante il periodo difficilissimo del Covid è uscito allo scoperto con non solo una nuova canzone, ma anche un nuovo nome d'arte, se vogliamo, no? Perché è come se fosse una rinascita. Ti sei voluto avvicinare alle radici dei tuoi amici, no? Perché ti chiamavano Napo e quindi tu hai pensato, esatto, che da Luca Napolitano si potesse creare. Io l'ho voluto introdurre questa così. Crasi. Sì, questa Grassi per dire Napo, a conferma che vuoi stare ancora più vicino al tuo pubblico. Esatto, ho fatto questa scelta di rivolgermi al pubblico come se fossero dei miei vecchi amici, perché mi chiamano da piccolo Napo, l'abbreviazione del mio cognome, come mi hai anticipato. Intanto ti ringrazio e ti saluto, ma ci conosciamo da anni. E in questa canzone nuovamente escono fuori di te degli aspetti peculiari del tuo cantare, no? Perché te da sempre canti, da sempre interpreti canzoni e ancora una volta c'è un doppio registro. Da una parte abbiamo una canzone, quella diciamo pro-Covid, diciamo distruzione di questo momento difficilissimo, dove addirittura alludi a un supereroe che può superare tutto, e dall'altra parte invece qui abbiamo un movimento continuo, un movimento del tutto tipicamente estivo, a conferma della duttilità della tua voce, no? Che cos'è la tua voce per te, Luca? Beh, io credo che sia un'unica forma la mia voce. Sono fondamentalmente sempre Luca Napolitano, ho cambiato il nome, ma vocalmente la mia arte rimane, la mia impronta rimane quella, e ci sono sfumature come in tutte le cose che sono cambiate, perché si cresce, si matura e niente, forse ci saranno nuovi colori che si evincono dai nuovi pezzi, non solo nella forma ma anche nell'essenza. Tu hai collaborato veramente con grandissimi artisti, con grandissimi arrangiatori, con grandissimi maestri di musica. Ce n'è uno in particolare in questo momento che ti sta dando una mano, cioè con la quale ti riesci a confrontare? Perché sappiamo che il ruolo dell'interprete, quale tu sei, è sempre molto difficile, perché devi sentire quello che gli altri scrivono e farlo tuo, e quindi non è un lavoro facile. Quindi nella tua squadra di lavoro attuale c'è una persona in particolare con cui ti trovi particolarmente in sintonia? Beh, io non vi sento molto bene, vi sento lontani. Provo a ripetere nuovamente sì, quello che ti dicevo. Perdona. Figurati, se ci sono in questa squadra di lavoro dei personaggi chiave, delle persone chiave che in qualche modo riescono a interpretare più di altre quello che è il tuo messaggio da interprete. Ho capito, no, in verità ho cambiato team e in qualche modo sì, ho dovuto evolvermi in questo nuovo percorso. Ci sono dei compagni di viaggio che mi accompagnano nella scrittura dei miei nuovi pezzi e del mio nuovo percorso. Ne approfitto anche per ringraziare Federica Gamba, con la quale già avevo scritto tempo fa, Giuseppe Cocciniglio. Comunque la Da 10, la mia nuova etichetta, mi sta dando quel carattere, mi sta facendo tirar fuori dei valori e delle emozioni che tendevo a tenere nascoste, a tenere nei cassetti, a non esplodere, no, ma a implodere. Certo, e Supereroe ha avuto milioni di visualizzazioni, sembra che questa nuova canzone Movida abbia la stessa sorte, lo stesso destino, a conferma di un rinnovato pubblico anche social, anche virtuale, che tu stai incontrando in questo momento, dove ovviamente l'essere liquido, essere virtuale è tutto, no? Perché sappiamo quanta difficoltà si faccia a fare concerti e tutto quanto, ma nell'imminente futuro c'è l'idea di rincontrare il pubblico e di confrontarsi guardandolo negli occhi?
Beh, la musica fondamentalmente si basa sull'emotività, la sua massima espressione si raggiunge col contatto umano, quindi credo che si debba ritornare ben presto alla normalità, questo è un po' il senso anche di Movida. E mentre il supereroe era per ringraziare comunque quelle persone che si battono nella vita e si cercano in qualche modo di affrontarlo. Ovviamente siamo in un momento molto particolare delle nostre vite, il Covid ci ha messo un po' in ginocchio, però siamo un popolo che sa affrontare bene questi momenti. Certo. Quindi credo che si ritornerà Luca, presto per salutarci, ecco, appunto, questo è il nostro auspicio, veramente, che ci auguriamo, per salutarci, quanto c'è e quanto è distante il Luca che cominciava a fare musica con grande successo ai tempi di Amici? Beh, io credo di essere lo stesso, sono le canzoni che cambiano e ti portano su nuove strade, ad affrontare nuovi percorsi, fondamentalmente sono lo stesso di sempre, sono rimasto nel cuore, nell'animo e nella mente un ragazzino che cerca di scoprire la vita sia artistica che quella di tutti i giorni. E il pubblico questo se n'è accorto, perché veramente continua ad andare avanti a seguirti e ti chiedono fame delle tue canzoni, quindi questa dimostrazione che hai raggiunto veramente un feeling particolare con il tuo pubblico. Grazie a Luca Napolitano, a Napo. Sì, Luca, Alessandro, ecco, un minuto a chiudere, prego, Cri. Allora, ciao Luca. Allora, ciao. Una mia curiosità, Quantum Talent, questo talent show conosciuto e famosissimo qui in Italia, abbia inciso nella tua carriera, nella tua, insomma, questo percorso lungo che, devo dire, è molto intenso. Beh, per me è stato fondamentale, è sicuramente una grande vetrina quella che danno i talent, ma è anche una palestra dove ti metti in gioco, dove fai a conoscerti meglio, a conoscere te stesso dal punto di vista soprattutto artistico, ma anche personale. Quindi credo che sia l'unico percorso in questo momento, insieme a Luca, insieme ai social, quello che ti permette di arrivare al grande pubblico, di arrivare nei cuori delle persone. Grazie di cuore a Luca Napolitano, Napo, e allora ascoltiamo, prima, dopo andiamo in break qui a nonelleradio.it, il singolo Movida. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, buon estate. Ciao. Grazie. Ciao. Il braccio dal finestrino, che voglia di partire, tutte le facce abbronzate, ma chi ci va a dormire? E l'autostrada del sole, insieme alle zanzare, datemi un sorso d'estate per dimenticare, voglio.